Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su un proviamolo. È da un po' che non lo facevo e sinceramente oggi è uscito forse da un paio di giorni un gioco che è già disponibile su PC che mi avete detto Mordug, perché porti giochi simili e non porti il vero gioco, quello più conosciuto, che era Vampire Survivor, ragazzi, che era soltanto per PC. Infatti mi avete preso in giro anche quando ho fatto il proviamolo di Survivor.io, che era una palese copia. Questo è il gioco originale, da 2-3 giorni è arrivato su smartphone, ragazzi, quindi andiamo a provare insieme Vampire Survivor, un gioco leggerissimo, potete giocarlo tranquillamente da qualsiasi smartphone e la meccanica è quella perché è il gioco originale. Vai, inizia! Allora andremo giustamente col primo personaggio a provarlo insieme e andiamo a vedere com'è. Giustamente conoscete già la meccanica. C'è anche una musichetta molto carina. Giustamente ci muoviamo con lo schermo touch, quindi ragazzi è abbastanza comoda come cosa. Allora, questo è il personaggio principale, il primo, che si chiama Antonio. E è un ottimo personaggio perché ha questa frusta, anche se a differenza di altri giochi è solo laterale. Infatti andremo a potenziarla. Quindi siamo saliti di livello, vai con la frusta. Così anche se siamo girati dall'altra parte, colpiamo alle spalle. Che è forse la problematica principale di questo personaggio, il fatto del movimento laterale, perché possiamo menare solo a sinistra e a destra. Si potrà piano piano potenziandosi se vogliamo aumentare l'area di questi colpi. Giustamente i primi nemici sono abbastanza facili. Vi ricordo che potrei perdere molto facilmente perché non è facile come stage. Sembra, ma non lo è. Per ora sto potenziando in pratica solo l'arma sua per pulire più facilmente i minion, quindi questi pipistrelletti. Non mi sono ancora fatto mai colpire, fortunatamente. A parte che, ripeto, ho già provato queste modalità di gioco e ho già provato anche altri giochi simili, quindi per me è abbastanza semplice capire la meccanica. Allora, vai così. Sto cercando di non farmi colpire, però di prendere anche gemmine. Allora, questo pipistrello è speciale. Se lo prendete vi dà dei premi, vi dà dei treasure che sono dei potenziamenti in più. Interesting, oltretutto, molto buoni. Allora, cerchiamo di aggirare i nostri nemici così colpiamo di lato e magari prendiamo anche lei. Questa volta me ne ha dato un pipistrello che non era morto. Oh, ma non muore sto pipistrello. Ah, perché giustamente il colpo dietro prende in diagonale verso l'alto. Ok, già sto facendo uno sbaglio enorme. Mi stanno un po' stringendo. Allora, questi focolai prendeteli perché vi possono dare sia monete che sia cure. E è importante avere le cure quando state in situazioni come la mia, che abbiamo già perso metà vita e dopo ci servirà la vita, ma tanto. Ok, si sono spostati dai gioielli. Allora, gli spinaci aumentano i danni inflitti. La bacchetta magica spara al nemico più vicino. Questo gli serve più che altro per quando stiamo in situazioni di boss, per fare monotarget. Ecco, quella situazione è molto pericolosa. Se ci dovessero prendere tutti i pipistrelli saremmo molto in pericolo. Però se ne colpiamo un po' facciamo diverse gemme. Quindi cerchiamo di fare una cosa un po' e un po'. Bacchetta magica. Ah! Mamma mia, che evitata che ho fatto lì. Mi sono fatto colpire da qualcosa. Troppi pipistrelli. E non sono riuscito ancora a prendere l'abilità speciale. Mi sto basando troppo sulla sopravvivenza e non riesco a colpire quel pipistrellino là. Ok. Vediamo un po' se ci dà del cibo. Assolutamente no. Siamo un po' sfortunelli in questo senso, eh. Oh no, guarda il tesoro dov'è. Raga, lo devo riuscire a pia. Ah sì, vabbè, ciaone. Qualche altro pipistrello? No, scusatemi, eh. Niente. Non mi fanno passare, raga. Sto nei guai. E non mi fanno prendere il potenziamento. Ok. L'ascia può essere buona, ma potenziamo ancora di più bacchetta magica. È meglio focalizzarsi all'inizio, specialmente se stiamo ai primi livelli, su cose principali, ragazzi. Non mettere troppa carne al fuoco, troppa differenza. Ok, forse riesco a acchiapparlo. Preso. Apriamo il tesoro. Vediamo un po'. Ok, un tesoro singolo, quindi ci dà un bonus. Perfetto, bacchetta magica potenziata ulteriormente. Vai così. Spariamo un proiettile in più. Quindi adesso possiamo anche un po' allontanarci e magari andare a prendere le gemmine che erano più lontane. Potrei aumentare lo stesso l'armatura oppure continuare aumentando i danni di bacchetta magica. Il problema è che devo trovare cure adesso. Mi servono delle cure, ragazzi. E anche velocemente, oserei dire.
Andiamo a cercare dei buoni utilizzi. Oh, là c'è un altro potenziamento, che si nasconde in mezzo a 10 miliardi di pipistrellini. Ok, dovremmo riuscire. Ecco, l'ho preso in tempo. Tesoro trovato, vai. Ok, ce la possiamo fare. Vediamo un po' che ci dà. Un'altra bacchetta magica. In pratica ci sta potenziando i nostri. Ok, un altro proiettile in più su bacchetta magica. Potrei fare un trapasso a un nemico in più oppure creare delle zone. Io so che questa non è buonissima. L'alloro mi protegge dai danni. Sapete che vi dico? Metto alloro. L'alloro quando è attivo ci protegge da alcuni danni. Non tutti. Esattamente. Quindi è buona per non farci colpire e danneggiare immediatamente. Ok, direi che non stiamo malissimo in situazione. Devo solo trovare delle cure. Ok, ecco un focolaio. Vai così. Niente, monetine. Non che ci dispiacciano, siamo all'inizio, quindi prendere monetine per sbloccare roba è buono. Ho capito, tutti i soldi però mi danno. Va bene, altri soldi. Diventiamo ricchissimi però moriremo presto. Allora, tempo di ricarica ridotto di 5 secondi. Secondo me mi potrei aumentare frusta o alloro, potenza alloro. Ok? Così abbiamo delle barriere in più per i casi eccezionali e pericolosi. Ah, con le pubblicità potete ritornare in vita se morite almeno la prima volta. Quindi non vi preoccupate, non è proprio punitivo come gioco. Minimo gli hanno lasciato la possibilità di riprovare se sbagliate qualcosa. Ok, speriamo di trovare altra robina. Mi serve assolutamente una cura. Siamo a meno di metà vita e non è un bene. Quando arriveranno proprio gli ammucchi quelli pesanti mi servirà roba. Infatti più avanti prenderete anche dei potenziamenti passivi, tipo di rigenerazione di vita, che saranno utilissimi. Però giustamente prima di arrivarci ci vuole un po' di farming e di gioco. Ok, diciamo che stiamo messi bene. Siamo un po' inseguiti da un po' di nemici. Ecco, quando c'è questa situazione è problematica per un paio di motivi. Perché ci cominciano a stringere. Mi sto chiudendo da solo però. Ok, devo stare molto attento. A una certa queste specie di piantine si dovrebbero dileguare in realtà e lasciare spazio all'uscita. Questo serve non tanto per il boss ma per le unità fastidiose. Però queste danno più soldi, quindi se riuscite a eliminarle senza farvi eliminare magari ottenete qualche potenziamento in più. Ok, non sto malissimo però voglio la cura. Niente, non mi danno una cura a pagarla oro, nulla proprio. Ok, mettiamoci per diagonale così meniamo un po' di questi che magari ci danno potenziamento più alto. Ok, ecco, tipo eliminare quello che sembra un mini boss sarebbe comodo. Siamo saliti di livello di nuovo. Aumentiamo i danni di frusta questa volta, dai. Anche la frusta è importante, specialmente contro tante unità, perché si sono rinforzate, ragazzi. Il problema è che da queste unità non prenderemo mai cure. Ok, stiamo andando discretamente. Triplo potenziamento. Buono. Ci può dare veramente dell'ottima possibilità. 300 e passa, 400 monetine. Frusta, alloro e magia. Quindi ha potenziato quello che abbiamo già. Benissimo. Bene, bene così. Ok, non ho preso ancora del cibo. Qua ci stanno diverse torce, ma siamo tanto sfortunelli, oserei dire, Ok. Oh, gelati tutti. Vai, facciamo una bella eliminazione fatta bene. Eliminiamone un po' e facciamo un po' di potenziamento in più. Guarda questi, ad area, sbam. A parte che l'avremmo fatto anche senza gelarli, grazie a quel potenziamento di prima. Però mo cominciano ad essere un po' tantini, Allora, questi col mantello sono gli unici che ci fanno effettivamente danni importanti. Gli altri sono soltanto per fare massa. Ok. Infatti, piano piano stiamo salendo. Allora. Poi piano piano salendo e sbloccando altri personaggi si sbloccheranno anche altri potenziamenti importanti, Non vi pensate che sono solo questi. Questo è proprio l'inizio. Oh, del cibo! Cavolo, era un attimo ora. Ok, pipistrellini. Oh, che bello. Quando capita quello, raga, è una fortuna. L'esplosione ad area. Top davvero. Ripeto, è uscito per smartphone, ragazzi. Lo potete trovare su TapTap. Ok, abbiamo potenziato ulteriormente all'oro, quindi avremo resistenza maggiorata di nuovo. Bacchetta magica. Potenziamo bacchetta magica così. Vai.
Olè. Allora, qualche colpo l'abbiamo preso, ma non è un problema perché abbiamo alloro. Per ora. Ok. Qua siamo un po' strettini, nel senso che io vorrei poter prendere i potenziamenti che sto facendo con i vari attacchi. Ecco, mo torniamo indietro di qua e andiamo a recuperare un po' di questi. Ah, ok, alloro è attivo. Mi sa. Allora, spinaci aumenta i danni oppure aumentiamo frusta? Aumentiamo di nuovo frusta. Ok. Vai, olè, altro cibo per noi. Vediamo un po' dove riesco a arrivare. Secondo me riesco a fare un bel lavoro e arrivare molto più di 7 minuti e passa. Olè, alloro ci dà veramente una mano enorme a resistere ai danni. Vediamo un po' se riusciamo a arrivare nelle prossime fasi. Ok, questi non sono enormi come nemici, però danno del fastidio. Vai, potenzio ulteriormente alloro. Rimaniamo su questi tre potenziamenti per iniziare. Bene, 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 bene. Oh, ho visto dei pipistrelli. Ok, prendiamo un po' di gemmine. Guardate quante gemme ci sono lì in mezzo che non riesco a acchiappare, perché stanno troppi nemici. Li dovrei allontanare, tipo portarli più di lato. Tanto non ci danno troppi problemi per ora. Però mo se stanno a stringere. Allora, puliamo un po' di massa qua. Ale, questi pipistrelli possono essere pericolosi, quelli nuovi che avete visto apparire, diversi. Ok, non abbiamo roba importante, ascia non lo facciamo, mettiamo i danni inflitti. Vai così. Così ci teniamo meglio questa massa con le armi che già abbiamo potenziato in modo concreto. Vai alloro, facci sognare. Ok, siamo belli pronti. Stiamo per rifare altri potenziamenti perché sto prendendo le gemme lasciate a Zonzo in precedenza. Oh, qua c'è un pipistrello special. Là c'è un pipistrello special nascosto in mezzo ai pipistrelli nuovi. Grazie a loro, te voglio bene, ma qua stiamo molto stretti. I pipistrelletti sono veramente preoccupanti. Ok, potenziamento spinaci di nuovo. Facciamo più danni possibili. Ale. Ok, ci piace. Vediamo un po' se riusciamo ancora a gestirla in questa maniera. E là c'è un potenziamento. Ho preso un cibo molto sprecato in quel modo. Ok, mo quel potenziamento devo allontanare loro. Quindi facciamoli venire da noi. Ah! Quella mi faceva paura. Il cibo lo lascio là. Ok, se dovrebbero essere spostati. Vabbè, qualche danno me lo so preso. Tesoro trovato. Vai, è un tesoro singolo, però è sempre bene. Meglio diventare più forti, ragazzi. A sti giochi è sempre meglio un bel power up. 140. E abbiamo aumentato ancora i danni di frusta. E si è riattivato all'oro. Quindi siamo molto messi bene. Però mo arriva un boss. Ah, là c'è un buchetto per passare. Fregati. Avete fatto lasciare un passaggio. Vabbè, succede anche questo. Intanto cerchiamo di colpire quel boss che non ci può colpire perché sono le piante dello scudo là, che abbiamo appena eliminato addirittura. Ok, ci vogliono stringere, potenziamo ulteriormente a loro perché ci sta veramente salvando la vita. A parte che non mi sto facendo colpire molto, quindi. Allora, quello dovrebbe essere, penso, il boss. Ma non penso, dai. E il boss ce lo mangiamo oggi. Ale. Tanto tutte le altre unità ci parano. Forse è un altro mini boss o un boss della fase, può essere. Ok, intanto puliamo anche quelli che ci arrivano da dietro, che sono pericolosi. Ok, oh, power up. Vai, tesoro trovato, sarà tesoro grosso. Oh, tesoro triplo, forse pure quadruplo o quintuplo. Dai, dacci di più. No, il triplo, è triplo. No, si sono aggiunti, quintuplo. Mamma mia, enormità. E tanti bei dindi. Mi piace. Ok, abbiamo potenziato bella robina. E spinaci che ci hanno fatto un sacco di potenziamento a danni. Ah, oh miseria. Sì, vabbè, ciaone. Aspettate che uso alloro e mi do di qua. Ma lontano. Questi sono zombie piccoli, quindi non sono troppo problematici. Però ci stavano veramente a esageratamente spinge. Ok, prendiamo altri soldi. Guardate quanti.
Ecco, l'unico problema è che se ci si depotenzia troppo a loro è un guaio. Allora, non possiamo mettere roba vecchia, quindi possiamo mettere solo roba nuova. Vai, metto pugnale. E anche pugnale va nella direzione in cui puntiamo. Quindi in pratica va contro i nemici frontali che ci possono bloccare la strada da un punto di vista. E più lontano. Va bene. Direi che me la sto cavicchiando, eh. Oh, lì! Una bomba, la bomba, la bomba! No, ah, il ghiaccio, vabbè. È buono uguale. Col ghiaccio andiamo a tornare un po' indietro e a prendere i potenziamenti e a eliminare unità. Vai. Ti piace. Ok, mo siamo un po' stretti, però. Devo andare sempre in diagonale a sinistra, raga, per forza. Perché se no non riesco a sfruttare bene frusta. Allora, riavamento pugnale. Pensiamo più ai monotarget. Oh, stiamo a 12 minuti di sopravvivenza, raga, pazzia. Ottimo. Va bene. Stiamo pushando. Ah, vi ricordo che oggi c'è l'aggiornamento di Brawl Stars, quindi potrebbero esserci anche una bella live di Brawl per vedere come funziona e per pushare roba nuova. Intanto a loro ci rende immortali. Io continuo a potenziarmi se ci riesco, giustamente. Bisogna vedere pure quello, insomma. Ok. Vai, cominciamo ad allargarci un po' e a prendere gemmine. Pensiamo anche al power up, perché se penso solo alla fuga, prima o poi rimango fregato. Ok. Stiamo riuscendo a salire piano pianino. E che non arrivano neanche mostri che danno delle gemme di quelle più rare. E quindi siamo un tantinello stretti in questo senso, come crescita. Ok. Ah! Sì, vabbè, le truppe dei fantasmi. Madonna. Che enormità. E ciaone. Madonna, grazie a loro che mi salvi. Ok. Comincia a diventare complicata la faccenda. Eh sì, guardate i fantasmini, raga. Mamma mia, che chiusura. Per fortuna non sono ancora mai morto. E penso che se dovessi morire adesso non userei neanche la pubblicità per ritornare in vita. Quindi proprio pesissimo. Ok. Allora, loro ci sta salvando in maniera indescrivibile. Vai così. Penso che abbiamo potenziato al massimo l'attacco dei spinaci. Olle, lì c'è un pipistrellino che mi piacerebbe prendere. Ma guardate i pipistrelli, cioè, è pazzia. E allora non è infinito, eh. Oh, là c'è sta, no, la gemma che dà più roba. Vabbè, ciaone. No, sono troppi i nemici, raga. Non me la posso rischiare così. No, pure i pipistrelli. Allora, a 15 dovrebbe arrivare, a 15 minuti di sopravvivenza, il boss grosso, di norma. Almeno nelle copie del gioco, quindi presumo che anche in questa sia così. Ok. Troppi pipistrelli. No, è finito all'oro. Porca miseria, è finito all'oro. Ok, si è ricaricato all'oro. Zitti, zitti. Cibo. Mamma mia, che cuore. Questo si chiama fortuna, eh. Ok, cerchiamo di andare avanti a sinistra come facevo prima. Mi sa che dovrò sfruttare molto di più all'oro. Ma molto, molto, molto di più. Sì, no, 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 era finito, non me ne ero accorto. Ricaricati all'oro, ti prego. Ricaricati. Mi vogliono stringere. Ok, si è ricaricato all'oro. I pipistrelli fanno troppo danno, raga. Penso che non resisterò fino a 15 minuti. No, forse sì, si sta allargando la situazione, non è vero. È pieno dei pipistrelli. Di questi rari. Ok, là c'è una torcia. A te prego, dammi cura, torcia. Sì, ciaone. Sì, c'è il boss, raga. C'è il boss morto. Vabbè. Ho resistito a 15 minuti. Sapete che faccio? Mi guardo il video e ci riprovo. E siamo tornati in vita in mezzo a una mandria di gente. Me do. No! No, sto. No, raga, no, 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 no. Muoio male, muoio male, muoio male, muoio male, muoio male. Muoio malissimo! No, sono troppo forti. Neanche tornando in vita, raga. Questo è il massimo che riesco a fare all'inizio di questo gioco. E è già un miracolo, secondo me. È un miracolo. 15 minuti di sopravvivenza sono tantissimi. Usciamo, abbiamo fatto questo punteggio traguardi 9. Giustamente prendiamo i traguardi, li sblocchiamo. Abbiamo fatto 162.000 danni con la bacchetta. Non mi prendo il doppio dei gettoni, ci accontentiamo di quelli che abbiamo fatto, che sono 2.000. E con i soldini noi possiamo andare a fare i potenziamenti, quello che vi dicevo. Ok?
oppure a sbloccare le altre unità. Se volete vedere magari le partite con le altre unità, quindi con Imelda, con Pasqualina e con Gennaro, ditemelo qua sotto nei commenti e magari lo proviamo di nuovo. Arriviamo a 1000 like, condividere il video, iscrivetevi al canale se sei nuovo, lasciate l'hashtag Vampire Survivors qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo nel prossimo video.